Consigliere Foroni, oggi in aula si è discusso del documento che le assemblee legislative hanno votato lo scorso 11 settembre. Perché unanimemente avete detto no a questo punto? No a questa, alla riforma, alla paventata riforma del titolo quinto della Costituzione, per il semplice motivo che è una riforma chiaramente ispirata ad una visione neocentralistica, cioè svuotare le già poche competenze delle regioni a riportarle tutte nell'alveo dello Stato centrale. È una situazione che è certamente non accettabile per una regione virtuosa e all'eccellenza come la Regione Lombardia. Tutti i parametri economici dicono che se lo Stato centrale spendesse come spende la Regione Lombardia risparmierebbe circa una trentina di miliardi all'anno. Ogni cittadino lombardo regala a Roma a circa 5.000 euro a cranio, a testa ogni anno, per un totale di 54 miliardi. È una situazione assolutamente insostenibile e il governo sta pensando bene di centralizzare ancora tutte le varie competenze. C'è una risposta unanime da parte del Consiglio regionale contro questa riforma, però io ho sottolineato anche delle chiare e palesi responsabilità politiche. Non è che questa riforma nasca per caso, una riforma voluta dall'attuale maggioranza, dal PD, dal Premier Renzi, dal Ministro Boschi, e ho chiesto che il Partito Democratico Lombardo si assuma le sue responsabilità. Questa riforma, dal mio punto di vista, rappresenta in questo caso un fallimento di una qualsivoglia visione federalista, è un fallimento di quelle che sono le politiche del Partito Democratico Lombardo in questa direzione. L'avere forze autonomiste ancora una volta si risolve nella Lega, negli alleati di governo a livello regionale, e la vera risposta di Regione Lombardia sarà quella di un referendum consultivo, perché dal popolo deve arrivare la reazione a questa possibile riforma. Ecco, proprio in queste ore si stanno votando i diversi articoli del disegno di legge Boschi. Se dovesse andare in porto tutto, come risponderà la Lombardia? Cosa avete intenzione di fare? Ma io mi auguro che prima che ci sia la lettura definitiva da parte dei due rami del Parlamento, quindi prima della primavera prossima, si faccia in tempo a celebrarsi il referendum consultivo da parte di Regione Lombardia. Quella sarà la vera risposta a questo tipo di riforma.